biografia di Baggio ormai è lunga almeno altrettanto quanto la filmografia, non proprio perché i film sono veramente tanti, ma i libri sono. Quindi non si sa se considerare Villaggio principalmente uno scrittore o principalmente un attore, no? Che questo abbia poi tanta importanza, però è interessante stabilire che la sua attività di scrittore è centrale e decisiva e lo è stato sin dall'inizio della sua carriera. E non ho fatto il conto del numero di libri, ma se ne conto di 20 sicuramente. E quest'ultimo libro che presentiamo oggi, Vera storia di Carlo Martello, è un libro che ci lascia un messaggio molto preciso. Cioè il messaggio è l'uomo è una bestia. È un messaggio che di per sé non è particolarmente positivo, anche se è abbastanza condivisibile in linea di massima. Naturalmente lui ci comunica questa verità in modo assolutamente divertente, ma indubbiamente è una verità pessimistica, perché il villaggio è un pessimista, Fantozzi è un personaggio pessimista, la sua visione del mondo è pessimistica e anche in questo libro c'è un problema, dandoci un'immagine di Carlo Martello un personaggio assolutamente disincente. Tornata potrebbe essere lei mi stupisce, molto solerte, è stato bravo perché pare a quello che ha parlato, che abbia letto veramente il libro, non succede mai. Questi due giorni sono andato a Parma, che è una città molto storica, è un giornalista. Ha detto, io vi consiglio di leggere il libro di Villaggio perché è veramente un libro straordinario, divertente. E io ho sentito che passava poco da, diciamo, un libro straordinario, un libro che ovviamente bisogna leggere, che anche io o meno anche la cultura generale, la cultura satira, e poi ho detto aggiungere lo studiato, ho detto, leggi, l'ha letto. E questo ha detto sì, ma se la piccola una merda più completa. Ha detto mi dici, ho detto io cattivo, qual è il personaggio che più ha colpito? E beh, dice più o meno tutti. Il libro dicono, e dicono alcuni librai che se ne intendono o no, lo dicono. Dicono che il libro è molto divertente. Io ce l'ho impresso, come tutti i libri, questo faccio molto fatica a leggere e faccio molto fatica a farlo divertente. Questo non lo dico in giro perché è veramente una stronzata, però non ce la faccio. Ormai da 40 anni, 45 anni a Roma, dove, vabbè, quando è successo i soldi, capisci. Però hanno un pochettino un comportamento fare simpatico. La tendenza fanno i simpatici a Roma, la gente come vestire, io mi sono trovato e faccio nella conta della ragazza detta voce, anche però poi di non è nostro, no? A questo punto invece io perché cosa mi scuola tendo a non essere simpatico, a essere aspro un po', direi che è un'arte tipicamente di non esiste.